Amici di Agricoltura Oggi, bentrovati, puntata 1046. Che iniziamo con una breve riflessione riportando anche il caso che ci è stato proposto da Confagricoltura L'Aquila, che ha pubblicato un post su Facebook che abbiamo condiviso sulla pagina di Agricoltura Oggi. Ancora una volta l'evidenza che tecnologicamente ci sono tante difficoltà per far passare le domande delle misure del PSR attraverso il portale SIAN. Ci sono problemi che portano a continui errori di sistema che vanificano tante ore di lavoro, dice Confagricoltura L'Aquila, anche in periodi festivi, per venire incontro alle esigenze di tanti che presentano domande e potrebbero veder vanificare appunto il loro intento, il raggiungimento del loro obiettivo. Se volete leggere questo post lo troverete facilmente sulla pagina Agricoltura Oggi di Facebook. Il primo servizio di questa puntata ci porta ancora una volta a Verona per un incontro davvero interessante con Cantina Frentana, una cantina che continua a crescere, possiamo dire. Lo scopriamo in questa intervista che gentilmente ci è stata concessa dal direttore Felice Di Biase. Direttore, cominciamo proprio da questo grande incontro che voi avete avuto con la nuova famiglia, no? Che aggrega le grandi cantine sociali, le grandi cooperative. Com'è stato questo incontro? Beh, noi aderiamo a questa rete importante, quella di WineNet, che racchiude sei cantine, espressione di sei territori diversi, di sei regioni, per promuovere non solo il vino ma un po' tutto il territorio Italia all'estero. Mettersi insieme oggi, fare rete è importantissimo. I consorzi sono importanti. Noi aderiamo al consorzio Vini d'Abruzzo che ci dà la possibilità di poterci far conoscere, poter far conoscere l'Abruzzo un po' nel mondo. La rete ci dà un plus in più, perché non portiamo nel mondo solo il territorio Abruzzo, ma portiamo nel mondo il territorio Italia, e con le sue peculiarità, con le sue caratteristiche e con tutto quello che di buono c'è. La rete aiuta molto a fare questo e per noi è un progetto veramente importante. È il futuro. Ecco, il futuro, proprio perché sentivo anche il ministro che diceva non possiamo andare più, ad esempio, in Estremo Oriente, nella Cina, che adesso è un po' il pallino di tutti i produttori, no? Senza avere una forza davvero consistente. La Cina per i prossimi 5 anni dovrà essere il mercato di sbocco, insomma, di tutti i prodotti vinicoli italiani e quindi anche del nostro. Presentarsi in Cina come singola cantina o come singolo territorio è sicuramente difficile. Presentarsi in Cina come una rete di imprese che promuove un territorio più vasto che quello italiano sicuramente aiuta di più, e la possibilità di farlo adesso con la nostra rete c'è. Abbiamo un progetto importante, da quest'anno inizieremo un tour in Cina con la rete WineNet che ci porterà a visitare e a promuovere il nostro vino in tre focus importanti della Cina, tre città grandi, importanti, che hanno sviluppato un notevole interesse per il prodotto vino italiano, e noi saremo lì. L'ho vista molto presa qua con buyers, persone che naturalmente sono interessate ad avere contatto con la cantina frentana, con i vini prodotti. Qual è la sua sensazione? La sensazione è positiva è poco, insomma. Ogni anno il Vinitaly si rivela per la cantina frentana, ma non penso solo per la cantina frentana, è una fiera non solo di eccellenza, ma una fiera importante in cui i contatti, il rapporto e i nuovi clienti ci sono, e noi pensiamo che
sia a nostro giudizio tra le fiere veramente più importanti del mondo vitivinicolo al mondo, e questo ci aiuta tanto. Ci aiuta non solo per promuovere, non solo per farci conoscere, ma per incontrare nuove realtà, nuovi clienti, per intraprendere e allacciare nuovi rapporti. Noi ogni anno, ormai questo è il 20° anno di Vinitaly per Cantina Frentana come espositore, ogni anno abbiamo avuto la possibilità non solo di incontrare, ma di iniziare un rapporto nuovo con nuovi importatori, con nuovi clienti, e questo la dice lunga su quanto sia importante una fiera del genere per i produttori. Il nostro incontro con Cantina Frentana continua perché abbiamo la possibilità di ascoltare l'enologo Gianni Pasquale, che ci racconta un po' l'attività quotidiana, l'importanza del Monte Pulciano d'Abruzzo nel mondo, ma anche gli autoctoni che stanno crescendo, senza dimenticare il caro vecchio Trebbiano. Gianni Pasquale, enologo di Cantina Frentana, siamo in un territorio, come sappiamo, molto vocato. Vi state approfondendo ancora in questo territorio per capire tutto quello che è possibile recepire. Si diceva prima che, insomma, non è più soltanto una questione di vino, ma è una questione proprio di territorio. Sì, oggi chiaramente comunicare il vino è soprattutto comunicare quello che c'è intorno. Io credo che il livello enologico ormai raggiunto in Abruzzo è molto alto, risponde pienamente a quelle che sono anche le aspettative, le esigenze dei consumatori mondiali e anche di quelli che oggi si affacciano a questo consumo del vino, pensiamo ai mercati orientali. Il livello si è molto lavorato in questi anni su questi nuovi vitigni autoctoni, quindi dopo l'esplorare del pecorino sono stati rivalutati molto bene anche altri vitigni come la cococciola, di cui noi ne produciamo una grande quantità e cui siamo particolarmente attenti a valorizzare questo vitigno come Cantina Frentana, però anche così anche la passerina, e soprattutto poi sono esplose anche queste nuove tendenze di spumantizzazione di questi vitigni autoctoni. Però è chiaro che se vogliamo dare un valore aggiunto a questi vitigni, a questo, dobbiamo comunicare il territorio. Forse per troppo tempo in Abruzzo è stato il vino che ha veicolato la regione. Probabilmente questo è un gap che paghiamo rispetto ad altre regioni dove la storicità dell'importanza della regione è stata da traino per il mondo del vino. Ecco, noi dobbiamo fare il sistema, dobbiamo creare un valore aggiunto su quello che è in tutto l'economia agro-rurale che movimenta il settore vino. Perché solo facendo sistema, solo creando queste basi possiamo dare quel valore aggiunto che forse ancora manca pienamente per un vino che onestamente a livello di qualitativo, e questo credo che sia merito anche della nostra categoria, ha raggiunto degli ottimi livelli. Ecco, secondo lei in questo momento storico tra il bianco, rosato, per non dire cerasuolo perché insomma poi il discorso si fa più complesso, e il rosso, quale interpreta meglio il nostro territorio? Allora, sicuramente il Monte Pulciano resta il re dei nostri vini, è quello che ci ha fatto conoscere in giro per il mondo, che ha fatto conoscere la nostra regione e che riscuote consensi in lungo e largo. Però è chiaro che questa offerta, così forse un po' unidirezionale su questo vitigno, aveva bisogno di allargare anche per dare molte più opportunità ai nostri. E questa sfida è stata ampiamente raccolta e oggi sempre più sui mercati internazionali il pecorino riscontra consensi. Però io non dimenticherei mai il Trebbiano, perché troppe volte siamo portati a parlare di questi vitigni autoctoni che decantiamo, per l'amore di Dio ci sta tutto, però il Trebbiano probabilmente l'abbiamo messo un po' troppo in disparte. Secondo me rilavorare, e tante aziende lo stanno facendo in modo eccellente, ritornare a lavorare su un Trebbiano con delle rese giuste e con delle coltivazioni adeguate, si ottengono dei Trebbiani che possono ancora dire molto su questa regione.
Iniziamo ad occuparci ora di una tavola rotonda che ha avuto esito molto positivo, dedicato al rapporto stretto tra agricoltura e turismo. Anzi, il titolo scelto è proprio questo: agricoltura e turismo, come è congiunzione, agricoltura e turismo. Ascoltiamo Mauro Lovato, presidente di Confagricoltura Chieti, che questo incontro ha promosso. È andato bene l'incontro e si può fare anche a mente fredda, perché sono passati alcuni giorni, un bilancio. Sì, il bilancio lo ritengo positivo, anche se gli argomenti da dover trattare erano tanti e non li abbiamo sviscerati tutti. Quello che mi preme ricordare, l'ho iniziato anche a dire nella tavola rotonda, è che tutta questa iniziativa di agricoltura e turismo parte proprio dalla Confagricoltura negli anni 80, tra gli anni 70 e gli anni 80, quando all'interno della federazione viene istituita un'associazione che si chiamava Agritourist, che poi determina il sindacato per le aziende agrituristiche. Ma la tavola rotonda non aveva e non ha l'intento di parlare di agriturismo, ma di parlare di una cosa che dagli anni 70-80 fino poi al 2000 si è poi concretizzata, che è una valorizzazione di quello che nell'azienda agricola è possibile realizzare attraverso una legge molto importante che apre le porte in un'azienda agricola alla multifunzionalità, e da questo parte poi il rapporto con ogni forma di turismo. Nel corso dell'incontro sono venuti fuori anche degli spunti polemici che riguardano una questione di stretta attualità, il rapporto tra B&B, che sono un fenomeno crescente, e l'agriturismo. Sì, io mi occupo di questa materia di agricoltura dal 1992, quindi ne ho viste abbastanza e posso anche testimoniare che quello che è accaduto in agricoltura, nell'agriturismo, che oggi si ripresenta con il B&B, si ripresenterà sicuramente anche per loro in altre formule di negazione oppure di diminuzione di reddito, eccetera. Le ritengo delle cose cicliche e che sono oggetto di trasformazione anche del settore turistico. Ben vengano le iniziative che porteranno all'agricoltura possibilità di economiche. Quello che bisogna però tenere presente è che ogni settore ha una sua legislazione, ha un suo modo di essere governati, e questo deve essere rispettato nell'interesse di ogni tipologia di attività. Concludo che ogni attività nel raggio di 10 anni comunque subisce delle trasformazioni. Dobbiamo essere bravi noi imprenditori ad applicarci affinché queste trasformazioni non le subiamo, ma le applichiamo per migliorarci. Agricoltura e turismo, dunque, abbiamo ascoltato Mauro Lovato, che ha anticipato anche argomenti che saranno approfonditi nella prossima puntata di Agricoltura Oggi. Intanto però ci è sembrato molto interessante proporre l'intervento di saluto di Carlo D'Onofrio, presidente della cooperativa Produttori Riuniti in Pian di Mare, che si trova a Villa Magna, che ha ospitato l'incontro. La differenza tra due concetti, terroir e territorio. Io vorrei precisare due termini molto importanti, che è territorio e terroir. A volte facciamo, o perlomeno questi termini li usiamo impropriamente e confondendoli pure. Quindi io volevo rimarcare un po' veramente l'importanza dei due termini. Il territorio è semplicemente clima, vigneto e suolo. Il terroir francese ci insegna
che oltre a questi tre elementi importanti per la produzione ci si aggiunge l'uomo, un uomo capace di abbracciare ogni aspetto della vita di un territorio, da quello economico a quello culturale ed umano, in un equilibrio di cui il vignaiolo deve imparare a prendersi cura. Aspetti e condizioni importanti per un'agricoltura turistica, perché ogni forma di agricoltura coltiva turismo, può coltivare turismo. Restiamo su questo interessante argomento, il rapporto tra agricoltura e turismo. Fabrizio Lobbene, presidente di Confagricoltura L'Aquila, ma anche presidente regionale di Confagricoltura, ci parla di una grande opportunità nell'altopiano del Fucino, il suo territorio, che però trova molti ostacoli per diventare attrattore di turismo. Agricoltura sempre più legata al territorio, questo è evidente, gli agricoltori sono i primi a volerlo, per noi, per gli agricoltori il principio intramontabile è la centralità del territorio, dell'ambiente, delle persone che in esso in questo territorio vivono. Io vengo da una realtà, e faccio un piccolo inciso, una realtà che è quella del Fucino, di 15.000 ettari, una realtà dove si lavora quasi in regime di monopolio per alcuni mesi dell'anno, in quanto siamo fuori stagione a 700 metri di altezza. In quel fazzoletto di terra si producono circa 500 milioni di euro che restano tutti sul territorio, con tutto il rispetto per le grosse imprese che poi possono andare all'estero. Noi no, noi ci fermiamo lì sul territorio, e quindi sono tutte risorse che restano e continuano ad essere sul territorio. Che dire, è un'agricoltura, la nostra, per dare un'idea, artificiale, perché quello lì dovete sapere che era il terzo lago d'Italia, è un esempio, no? Che poi arrivo al dunque, era il terzo lago d'Italia, che negli anni 50 d.C. l'imperatore Claudio pensò di prosciugare, di fare una galleria per andare verso il fiume Liri di circa 6 km, 6.300 metri credo. Poi dopo 2000 anni, nel 1850 circa, un signore di nome Torlonia pensò bene di realizzarla definitivamente e prosciugare questo lago, e per 2000 anni lì c'era un lago. Oggi c'è un'agricoltura particolarmente spinta, però nessuno conosceva questa storia. Noi, con il consorzio di bonifica dell'area Fucense, abbiamo pensato di rivitalizzare un po' questa storia e l'abbiamo riportata in voga. Per darvi un'idea, abbiamo fatto riaprire uno dei cunicoli centrali, che era stato realizzato appunto nel 50 d.C. Quando l'anno scorso, mi sembra, potrei sbagliarmi, c'era un congresso mondiale degli architetti a Roma, si è dibattuto molto, loro volevano venire a verificare quest'opera, che era un'opera gigantesca, una delle opere idrauliche più importanti del mondo. Non gli è stata data la possibilità di verificare quell'area, di verificare quella condotta, che è comunque percorribile. Addirittura qualcuno si è messo di traverso perché non c'era qualcuno che andava ad aprire. Allora, se questa è la ricettività che noi abbiamo per il turismo, per quelli che vengono sul territorio, allora non abbiamo capito un granché. Ci sono 250 chilometri di canali che potrebbero essere utilizzati per motivi turistici ricettivi, o comunque sia per attività sportive, che nessuno si impegna a renderli percorribili, a renderli anche da un punto di vista, diciamo, ambientale, utilizzabili. Quindi questa è la nostra cultura. Se non cambiamo modo di pensare, probabilmente non andremo da nessuna parte. La settimana scorsa ci siamo occupati del tour dell'olio, che ha visto protagonisti i ragazzi dell'Istituto Tecnico Alberghiero e per il turismo De Cecco di Pescara, un progetto che è stato realizzato dalla scuola con la collaborazione del consorzio di tutela DOP Plutino Pescarese. Parliamo di olio extravergine d'oliva.
In questa puntata Silvano Ferri, il presidente del consorzio, intervista un giovane produttore di erice e subito dopo ascolteremo l'intervista a Claudio Di Mercurio, che ha conquistato a Verona, consegnato dal Galbero Rosso, il riconoscimento di miglior frantoio d'Italia. Cascina Bruno, Elice Francesco, finalmente un giovane imprenditore che ha tanta voglia di mettersi in gioco, soprattutto che vuole sperimentare, vuole innovare e sta avendo anche dei grossi risultati a livello di concorsi, di guide, Gambero Rosso, Aipo, Sol, tutta una serie di successi e di riconoscimenti. Dov'è la chiave del successo? Ma la chiave del successo sicuramente è l'innovazione, e produciamo 4 monovarietali, io tendo a produrre questi monovarietali, a fare oli in purezza di varietà particolari, 2 varietà tipiche autoctone della provincia di Pescara che fanno anche parte del consorzio, comunque della DOP, che sono il Leccino e la Dritta, e ho anche altre 2 varietà che sono il Leccio del Corno e la Coratina. La Coratina è una varietà che proviene dalla provincia di Bari e abbiamo voluto inserirla nel nostro territorio, si è ambientata molto bene e sono già 5 anni che questa varietà dà un grande olio, un olio equilibrato con un amaro e piccante medio intenso e un fruttato sempre medio che può ricordare la mandorla, il carciofo, la mandorla verde. Quest'anno è entrata una nota particolare di pepe verde che ci ha dato le 3 foglie al Gambero Rosso con un punteggio superiore a 90 punti su 100, anche se comunque le altre varietà sono tutte molto buone e ci credo parecchio, anche soprattutto nel Leccio del Corno che io ho inserito 4 anni fa circa 230 piante di questa varietà. Le piantine stanno crescendo e sto iniziando a produrre qualcosa, qualche un quintale e mezzo d'olio, però ci credo parecchio. Io in azienda ho voluto diversificare pure la produzione avviando un allevamento di lumache. Quest'anno ho fatto il restyling completo del packaging e dell'identità aziendale. Comunque mi sono molto propenso per affacciarmi ai mercati esteri, portare i miei oli all'estero come per esempio in Giappone o in Russia e ci credo parecchio nel mondo olivicolo. Complimenti, sentire queste parole da un giovane fa proprio piacere e dà un segno di speranza. Dicevamo il mercato estero, ma in definitiva le tue prospettive per il futuro per questa regione, cosa pensi, cosa dovremmo fare, quali canali dovremmo attivare? Allora, sicuramente valorizzare il prodotto interno, valorizzare la DOP, la DOP Aprutino Pescarese, quindi portare fuori dalla regione, anche fuori dall'Italia, il nostro nome, ricordare a tutti i clienti che la DOP Aprutino Pescarese è stata la prima DOP riconosciuta a livello europeo sull'olio e quindi può essere un valore aggiunto al nostro prodotto. Chiaramente deve essere sempre collegato alla qualità, portare fuori il nome con una qualità sempre alta e ci dobbiamo contraddistinguere rispetto agli altri per il nostro prodotto e il valore aggiunto che possiamo fornire ai clienti, ai futuri clienti che avremo e conquisteremo con i nostri oli. Grazie Francesco e in bocca al lupo per tutto e soprattutto un segno di speranza per le giovani generazioni. E dopo aver ascoltato il giovane produttore di Elice, ecco l'intervista a Claudio Di Mercurio, che ha conquistato il riconoscimento del Gambero Rosso come miglior frantoio d'Italia. Sicuramente fa piacere perché è la crescita di un territorio, quella è la cosa che io ritengo più importante, perché come ha accennato prima della premiazione, è la crescita che si è avuta costante negli anni, che riguarda non solo i miei oli ma anche gli oli delle persone che sono venute a lavorare presso il frantoio e quindi di altri oli con le 3 foglie. Quest'anno ben 5 sono usciti oltre ai miei dal mio frantoio e quindi questo riconoscimento fa veramente piacere perché premia, come dire, la costanza nel tempo.
Parliamo di una forte innovazione tecnologica, tra l'altro lei anche, oltre ad essere un olivicoltore raffinato, è anche un addetto ai lavori, un ingegnere, quindi queste cose le comprende bene. Bisogna andare sempre più avanti in questo senso. Sì, e ultimamente, tra parentesi, nelle sale di frantoio è cominciato a entrare il freddo. Finora nel frantoio si è sempre parlato di caldo, di riscaldare la pasta per aumentare la produzione con Magnabella, e noi è da 2 anni che abbiamo implementato invece uno scambiatore in freddo, quindi raffreddiamo la pasta, e devo dire che i risultati che sono avuti, specialmente nell'ultimo anno, sono stati veramente soddisfacenti. Questo sotto la guida di Giorgio Mori, che è il costruttore delle macchine toscane, con cui ci si confronta e spesso ci si dà dei suggerimenti a vicenda di come migliorarsi. Le volevo chiedere, a proposito, ho fatto un inizio di intervista dedicato all'Unaprol, che ha detto il Presidente, dice che bisognerebbe considerare sotto il 0,8 il grado di acidità, perché bisogna rendere l'extravergine davvero tale. E poi l'altra provocazione, che forse non è una provocazione, mi pare un indirizzo del Gambero Rosso, cioè bisogna valutare anche il valore che si dà al litro d'olio extravergine, che deve essere molto elevato. Allora, gli oli di qualità effettivamente per essere ottenuti hanno bisogno di una cura sia a livello agronomico dell'oliveto, sia poi durante la trasformazione, per cui ottenere queste etichette con questi oli dentro costano lavoro e costano, quindi portano spesa, e per la produzione bisogna quindi spendere, quindi automaticamente bisogna valorizzarlo. E valorizzarlo significa anche, quello era forse la provocazione delle cose, indirizzare il consumo verso un certo trend, e soprattutto far capire anche ad altri produttori che magari sono su trend più basso che può essere remunerativo lavorare in tal modo. Il fatto che ha detto pure prima Stefano Polacchi, dice, consiglia di vendere all'estero, io il mio 70% dell'olio forse va all'estero, e all'estero effettivamente è più remunerativo. Tornando invece alla prima domanda sul discorso dell'acidità, non è che bisogna abbassare l'acidità come parametro, bisogna riuscire a fare anche tanti altri parametri, cioè il numero di polifenoli alto, l'alto acido oleico, tutte queste cose. Più si riescono a riportare veramente l'olio su quello che sta scritto sulla cosa, di categoria superiore, ma deve essere veramente di categoria superiore gli oli extravergine, e più effettivamente si dà un prodotto salutistico, quindi un prodotto che fa bene alla salute. E per cui oltre alla parte edonistica c'è anche la parte salutare del mangiare, insomma. Amiche e amici di Agricoltura Oggi, si conclude anche questa puntata 1046. Potrete rivederla anche sul nostro sito agricolturaoggi.com. Entrando nel monitor, cliccando, poi sarete condotti verso la pagina di Agricoltura Oggi che si trova su YouTube, dove troverete anche tanti altri servizi. Beh, vi ringraziamo per la cortese attenzione e continuate a seguirci come fate sulle pagine di Facebook, quella di Instagram, Twitter, e poi c'è la pagina Facebook di Degusta. Alla prossima settimana.